L'America si ferma ogni anno l'ultimo lunedì di maggio per il Memorial Day, che onora i soldati che hanno dato la vita combattendo per la patria. Migliaia di persone si riuniscono sulle strade di diverse città statunitensi per le tradizionali parate in onore dei caduti di guerra, dei veterani e dei membri attivi delle forze armate. Questa è la Little Neck Douglaston Memorial Day Parade in Queens, che si autodefinisce la più grossa parata del paese in questa giornata di festa federale. Senatore Chuck Schumer, il public advocate Bill de Blasio e diversi altri politici hanno salutato gli spettatori e i bambini di persona, andando in mezzo alla folla. Il pubblico era armato di tante bandiere americane. Anche i cagnolini mostravano il loro patriottismo. La festa del Memorial Day ha avuto una grossa evoluzione durante gli anni, iniziata dopo la guerra civile per onorare i soldati che avevano perso la vita in tale conflitto. Dopo la Prima Guerra Mondiale è divenuta una giornata che onora i caduti di guerra di ogni nazione. Il nome originario del Memorial Day era Decoration Day, perché la gente è solita lasciare fiori sulle tombe degli eroi di guerra. Per molti, Memorial Day è divenuto anche l'inizio ufficioso della stagione estiva. Una giornata in cui vestirsi a stelle e strisce, andare alle parate, organizzare barbecue e feste o rilassarsi in spiaggia. Happy Memorial Day!